permesso? Oh, quanto mi sei mancata, vita. Pensavo di non incontrarti più, invece ti trovo più bella e affascinante di prima. Scusi, posso sedermi accanto a lei? Vedo che non c'è per Joe sordo di chi non vuol sentire, ma sono contento che mi ha lasciato un piccolo posto vicino alla sua anima. Chi sono io? Beh, un umile spettatore come voi, un po' invisibile, ma pronto a raccontarvi il loro sogno. Questa è una fantastica storia, fatta di donne, madri, lotta e vita. Da 2 anni, con la loro forza, hanno imparato a muovere nuovi passi nel teatro dell'anima. Per loro il giorno è uno spettacolo che abbraccia la sera nella più intima danza. E anche se il mondo in cui si muovono è per certi versi fittizio, duro e anche un po' simulato, beh, non troverete nulla nel Balliamo con la vita che non sia veritiero. Su questa panchina non si può restare da soli. La vita è un dono e va vissuto con gli altri e per gli altri. Sì, è un mistero che nessuno di noi può conoscere, ma è anche una verità in cui credere. Quindi credo che sia arrivato il momento di tornare a sorridere, aprire l'anima e fare come loro. Vai, balla, balla con la vita e non preoccuparti, perché il resto ci pensiamo noi, se ci credi.